A Villa Amalfitano la consegna del prestigioso riconoscimento La Rosa d'Oro, giunto alla 12ª edizione, che va nelle mani di Madison Cox, paesaggista e poeta della natura. Sarà lui stesso a consegnarlo la prossima volta all'artista Cristo. La prima volta che sono venuto a Palermo è stato 14 anni fa. Ma questa volta lei riceve il riconoscimento della Rosa d'Oro? Sì, questa volta questo è un viaggio speciale per me. Sono molto onorata di ricevere la Rosa d'Oro. Cosa pensa in merito a Palermo, in merito ai giardini che sono qui a Palermo? Io ho conosciuto diversi giardini in passato, ma il mio posto preferito è l'orto botanico, il vostro giardino botanico. E inoltre ho organizzato un simposio sui giardini a Marrakech, in Marocco, con il professore Raimondi, che verrà a parlare proprio di questo. Devo dire che Palermo ha un posto speciale nel mio cuore. Ha dei progetti a Palermo? No, ma mi piacerebbe moltissimo poterne realizzare. L'ultima domanda. Dove ha preso questo piccolo fiore? Qui, nel giardino. Maria Kodama ritorna a Palermo per il riconoscimento della Rosa d'Oro. Per me è sempre un piacere ritornare a Palermo. La prima volta è stato proprio per il riconoscimento della Rosa d'Oro, che fu appunto donato a mio marito Borges. Amo molto questa città e grazie a Domitilla Alessi ho potuto appunto conoscerla. Ho condiviso questa idea e poi negli anni successivi sono ritornata altre volte sempre per questo premio, per darlo a personaggi legati al mondo dell'arte e della cultura. Quando è stata l'ultima volta che lei è stata a Palermo? Penso 4 anni fa. Come vede lei la città di Palermo in questo periodo? Mi piace molto ritornare qui in città e godere della natura e delle persone che sono molto gentili. Voi sapete che a Buenos Aires c'è anche un'altra città che si chiama Palermo e quindi per me è molto simpatica questa circostanza che due città così distanti abbiano lo stesso nome.